Covid, direttore dell'ASL Volpe. La prossima settimana via ai vaccini per gli over 80. Scuola De Luca, non reggiamo i contagi. Decisioni nelle prossime ore. 83enne colpito in viso con un pugno. Caccia all'aggressore. Calcio, Inzaghi, la Sampdoria è migliorata molto rispetto alla gara d'andata. Spero di ritrovare presto i tifosi. Ranieri, dimostriamo di che pasta siamo fatti. Vogliamo far vedere che meritiamo la parte sinistra. Entro sabato saranno somministrate 5.400 dosi di vaccini per il richiamo in seconda fase contro il Covid-19 agli operatori sanitari. Dalla settimana prossima, invece, comincerà la vaccinazione degli over 80 che si sono prenotati sulla piattaforma della Regione Campania. Ad annunciarlo ai microfoni di TV7 il direttore generale dell'ASL, Gennaro Volpe. Ascoltiamo i dettagli nell'intervista di Alfredo Salzano. Stiamo terminando la prima fase che riguardava gli operatori sanitari, l'RSA con gli operatori e i dirigenti. Nella prossima settimana finiamo tutta la prima fase entro martedì, mercoledì. Da giovedì inizieremo gli ultra 80 anni. È un lavoro difficile che però noi lo prenderemo subito, veramente con grande forza, perché cercheremo immediatamente di dare una risposta a tutta la popolazione anziana che aspetta il vaccino. Verranno convocati direttamente tramite piattaforma, dico già da ora che sarà importante che loro portino con sé il certificato anamnetico già compilato, il consenso che poi verrà firmato davanti ai nostri operatori in modo da avvertire. Verranno fatti in più sedi vaccinali, precisamente ne saranno una decina che saranno specificate con un comunicato ad hoc che faremo come azienda, e faremo la prima fase tutta ambulatoriale, quindi speriamo di iniziare presto, siamo pronti e inizieremo subito. Ecco, che adesione c'è stata fino a questo momento? In questo momento giornaliero, logicamente, che mano a mano aumento, sì. Siamo sui 5.000, su 24.000 ultraottantenni della provincia di Benevento. Bene. Per quanto riguarda gli altri vaccini che arriveranno, si parlava anche di AstraZeneca? AstraZeneca ancora non abbiamo notizie specifiche, abbiamo avuto Moderna che verranno iniettati nella prima fase già dal lunedì in un distretto dell'Astra di Benevento. Per AstraZeneca ancora non abbiamo novità, aspettiamo, perché AstraZeneca poi ha un range di età ben specifico, quindi poi lo utilizzeremo per alcune fasce di popolazione. I dati sui contagi in ambito scolastico saranno offerti all'unità di crisi regionale che si riunisce tra qualche ora e che valuterà i dati epidemiologici e ci darà il proprio orientamento. Sulla base di questo, dell'unità di crisi, nelle prossime ore prenderemo delle decisioni. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che in una diretta Facebook ha riferito i dati sui contagi dopo la riapertura delle scuole. Complessivamente, nel periodo 25 gennaio-4 febbraio, 2.280 nuovi positivi tra docenti, non docenti e ragazzi. Vedremo cosa valuterà l'unità di crisi regionale, ma è del tutto evidente che questa situazione non la possiamo reggere. Sono 1.457 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, di cui 105 identificati da test antigenici rapidi. Di questi, 103 sono sintomatici, sono 23 i morti e 672 guariti delle ultime 48 ore. Sono 40 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati all'ospedale San Pio, 37 sanniti e 3 di altre province, 3 i pazienti dimessi, 3 sanniti e 2 di altre province. Se andiamo avanti con questo ritmo, 180.000 vaccinati al mese, in 10 mesi avremo 1,8 milioni di persone vaccinate. In Campania dovremo vaccinare 4,6 milioni. Per arrivarci noi impiegheremo tutto il 2021, il 2022 e una parte del 2023. Questo ci dicono i numeri, lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Quando sento dire che per giugno avremo vaccinato tutti, ho sentito qualcuno in Lombardia parlare di giugno, ma per cortesia evitiamo di dire stupidaggini ai nostri concittadini, parliamo un linguaggio di verità, per quanto duro esso sia. Sulla base dell'attuale distribuzione in Campania, in 10 mesi, se tutto va bene, vacciniamo 1,6 milioni di persone. Per arrivare a 4,6, noi arriviamo al 2023 e non stiamo parlando dell'effetto varianti del virus.
Al via nel Sannio i tamponi igienici rapidi per personale docente e amministrativo nelle scuole. L'iniziativa organizzata dall'ASL di Benevento si svolgerà a San Giorgio del Sannio dalle 9 alle 16 grazie alla disponibilità dei medici di medicina generale della locale unità complessa di cure primarie. Sono 61 i nuovi casi di positività nel Sannio su 305 tamponi processati dall'ASL nella giornata di venerdì, 3 sintomatici, 58 asintomatici e 50 guariti. L'azienda ospedaliera San Pio ha processato 369 tamponi, dei quali 62 risultati positivi. Di questi 28 rappresentano nuovi casi relativi a 27 soggetti residenti in provincia di Benevento e a un altro soggetto residente in un'altra provincia, mentre gli altri 34 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Il Comitato Croce Rossa Italiana di Benevento nei giorni venerdì 5 e sabato 6 febbraio organizza il corso di formazione per l'utilizzo e il funzionamento dell'unità di biocontenimento in prossima consegna all'ente benefico. Si tratta dell'unico dispositivo di classe 1 approvato da EASA e ENAC nel trasporto anche su elicotteri in dotazione sull'intero territorio regionale ed uno dei pochi sul territorio nazionale. Alle 12, dopo il corso di formazione, la consegna ufficiale della barella al Comitato Croce Rossa Italiana di Benevento da parte del presidente della Banca del Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti. È partita la tappa di avvicinamento al Forum 2021 Aree Interne Camminare Insieme, iniziativa nata dalla spinta dei vescovi per le aree interne e promossa e avviata da quelli della Beneventana in Campania, ai quali si sono aggiunti i presuli di diocesi appartenenti alla dorsale appenninica, dal Molise all'Abruzzo, dal Lazio alle Marche, dall'Emilia alla Toscana. Il primo webinar, dal titolo Il Sud ci riprova, è stato aperto dall'arcivescovo Monsignor Felice Accrocca. Fare accesi, dunque, sulle aree interne che rappresentano emblematicamente, oltre che per condizione infrastrutturale e socio-economica, l'Italia che insegue, quella meno competitiva e ascoltata, più fragile e in preda a un processo di spopolamento senza precedenti, una realtà che coinvolge territori sempre più vasti del paese. A seguito del rinnovo del Consiglio Provinciale dell'Unione Sportiva ACLI di Benevento, celebrato il 9 gennaio presso il MUSA, polo museale della provincia in contrada Piano Cappelle, che è stato da più elogiato come uno dei congressi più belli e appassionanti degli ultimi anni, si insedia il nuovo Consiglio Provinciale dell'Ente. Presso la Sala Gialla della sede Campus Futuridea in contrada Piano Cappelle, i neoconsiglieri provinciali sono chiamati per procedere con le formalità di rito. Un 83enne è stato colpito con un pugno al volto da un uomo a seguito di un diverbio avuto poiché l'anziano stava attraversando la strada tra via Porta Rufina e via delle Poste. Il conducente infatti l'avrebbe urtato con la sua autovettura, una Mercedes, mentre attraversava la strada. Da qui ne è scaturito un diverbio per cui, sceso dall'auto, ha colpito in pieno viso l'anziano per poi darsi alla fuga. Sul posto i sanitari del 118 per il soccorso medico che hanno trasportato il pedone in ospedale e gli agenti per le indagini del caso. A Telese Terme i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un napoletano di 49 anni perché ritenuto responsabile dei reati di sostituzione di persona, falsa attestazione sulla propria identità personale e tentata truffa. Lo stesso infatti si era presentato presso l'ufficio postale per incassare un assegno di Poste Italiane dell'importo di 2.900 euro emesso da una compagnia di assicurazione per il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale con un documento di identità falsificato, in quanto sul documento aveva posto la propria foto con i dati del beneficiario. Avvertiti i carabinieri che sono giunti tempestivamente, sia quelli del nucleo radiomobile di Cerreto Sannita, sia quelli della stazione termale, l'uomo è stato identificato in un truffatore napoletano che è stato denunciato in stato di libertà alla locale procura della Repubblica per i suddetti reati. A Faicchio invece è stata denunciata un'operaia di 28 anni del luogo che per evitare di pagare il dovuto consumo aveva effettuato un allaccio abusivo a monte del contatore Enel, bypassando il misuratore. I militari pertanto l'hanno deferita alla locale procura della Repubblica per i reati di furto aggravato di energia elettrica.
portata a termine con successo un'attività nel territorio del comune di Forchia relativa alle verifiche di controllo e monitoraggio riguardanti il corpo idrico artificiale dei Regi Lagni, società impresa ed azienda controllata in un panorama di contrasto alle violazioni attinenti a scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera di sostanze nocive e gestione illecita di rifiuti. Le operazioni eseguite dalle stazioni Carabinieri Forestali di Erole e Montesarchio per tutto il mese di gennaio hanno riscontrato consensi nella cittadinanza per il lodevole impegno dei militari forestali, tendente non solo alla difesa di aree a rischio di stabilità ed inquinamento, ma anche al nobile intento della salvaguardia della salute pubblica. Come già anticipato nei giorni scorsi, ho provveduto formalmente a protocollare la richiesta di convocazione di una seduta di consiglio comunale avente ad oggetto il biodigestore ed altri impianti di trattamento dei rifiuti. È quanto scrive in una nota il consigliere comunale di Benevento, Italo Di Dio. Criticità, prosegue la nota, e prospettive per la città di Benevento. Considerato il particolare motivo di interesse sociale della tematica in oggetto, lo abbiamo richiesto nella specifica modalità a seduta aperta, prevedendo anche il coinvolgimento di associazioni e comitati, nonché includendo l'audizione del presidente del consorzio ASI Luigi Barone per garantire al dibattito la migliore interlocuzione possibile. Gravi disagi per gli autisti della Trotta Mobility di Benevento. Da quando sono state riaperte le scuole e sono iniziati i lavori nei pressi dell'azienda di via Santa Colomba, i dipendenti della Trotta Mobility hanno incontrato quotidianamente forti difficoltà nel parcheggiare le proprie auto nei pressi dell'azienda stessa. A segnalare tali difficoltà è Cosimo Paiuca, segretario generale aggiunto UIL Trasporti Benevento Avellino. È veramente vergognoso tutto ciò. All'interno del piazzale dell'azienda non possiamo parcheggiare per motivi di regolamento interno, all'esterno non abbiamo possibilità, poiché con l'apertura delle scuole il flusso veicolare è notevolmente aumentato e le aree di parcheggio antistanti l'azienda sono occupate da docenti. Lancio l'appello al sindaco della città di Benevento, Clemente Mastella, e al presidente della provincia, Antonio Di Maria, affinché si possa mettere a disposizione dei dipendenti della Trotta Mobility il parcheggio del Pala Tedeschi. Prosegue con tanto entusiasmo il nuovo progetto Art Joe Air Design Salon. Uno staff di professionisti dello stile coordinato da Arthur Tufo e Giovanni Pirozzolo, sempre aggiornato sulle tendenze e sulle mode, che sa esaltare ogni tratto e sfumatura della personalità, prendendosi cura dell'integrità del tuo capello. Per info e prenotazioni 342-5274-535. Art Joe Air Design Salon è in via Cumpa Ponticelli numero 8 a Benevento. TV7 ha incontrato nuovamente i protagonisti di questo progetto ambizioso e di qualità. Ascoltiamo l'intervista a Tufo e Pirozzolo. Oggi vi presentiamo le promozioni che saranno presenti per il mese di febbraio e marzo, ovvero la Colorful Air, che l'abbiamo identificata in tre pacchetti, che sarebbe il pacchetto Basic, il pacchetto Medium e il pacchetto Gold. Il pacchetto Basic è un pacchetto con un colore e piega in promozione al costo di 27 euro. Poi c'è il pacchetto Medium, che sarebbe colore, giochi di colore, toner e piega al costo di 59 euro. Poi abbiamo l'ultimo pacchetto, che sarebbe il pacchetto Gold, che sarebbe un vero e proprio total look, che è compreso colore, giochi di colore, tonalizzante, taglio, piega e ricostruzione con molecola Plex al costo di 89 euro. Poi continueremo sempre fino al 31 di marzo con la piega in promozione sempre 10 euro. Per tutti gli aggiornamenti vi aspettiamo in negozio oppure seguiteci sulle pagine Instagram e Facebook. Siamo diventati rivenditori ufficiali di questo grande brand a livello nazionale e mondiale, che è la GHD, in termini di attrezzi elettronici come foni, piastre e quant'altro. In più l'Art Joe Air Design è diventato grande gruppo e fa parte delle clip di Ciro Florio, makeup artist, che è un grandissimo maestro, Ciro Florio, che si occupa di tutti gli eventi a livello nazionale e internazionale. E in più con al fianco il maestro Florio e il maestro Erminio Aiollo, che ci accompagneranno in questo percorso.
Il Benevento, dopo la batosta di San Siro contro l'Inter, è pronto per la prossima sfida prevista per domenica alle 12.30 in casa contro la Sampdoria. I doriani, allenati da Claudio Ranieri, sono reduci dalla sconfitta contro la Juve e occupano il decimo posto in classifica, a 4 lunghezze di vantaggio dai giallorossi. Il tecnico Filippo Inzaghi ha presentato la sfida in conferenza stampa. Falche sta molto meglio, a San Siro avevo pensato di farlo giocare, ma ho voluto preservare i diffidati, domenica deciderò se metterlo in campo. Tuia è recuperato, sta bene, domenica cercherò di mandarlo in campo. Ricordi con la Sampdoria da giocatore? Conta poco quanto fatto da calciatore, è sempre un piacere affrontare la Sampdoria. Sono contento di ritrovare Ranieri e i complimenti che mi ha fatto sono stati motivo di soddisfazione. Continuando sui giocatori, se Schiattarella e Viola fossero al 100%, giocherebbero entrambi, ma non lo sono ancora. Ionita può giocare come falso rifinitore, Insigne sono imprescindibili in quel ruolo, dobbiamo fare la gara, attaccare, loro due stanno bene e si alterneranno. Gaich ha avuto problemi burocratici, è tornato in Russia e rientrerà. Speriamo di averlo a disposizione per Bologna. Gli daremo il tempo di mettersi in forma senza alcuna pressione. Noi dobbiamo avere il solito atteggiamento. Abbiamo dimostrato che in Serie A possiamo starci. Dal 1980 è in edicola Sannio Sport, fondato da Nicola Russo. Periodico di sport, costume, arte, folklore, spettacolo, attualità e cultura. In prima pagina, domenica 7 febbraio al Ciro Vigorito alle 12.30 contro la Sampdoria per bissare l'andata. All'interno tante rubriche e approfondimenti interessanti. Sannio Sport è in edicola. È in edicola il secondo numero del quindicinale Realtà Sannita, diretto da Giovanni Fuccio. Sono pronto a sfidare la vecchia politica. In vista delle elezioni amministrative che quest'anno coinvolgono anche la città di Benevento, Angelo Moretti decide di sfidare l'uscente Clemente Mastella. Mario Pedicini, con il suo editoriale, a battere 24-58 pini mentre la procura indaga, pone di nuovo l'accento sulla commedia dei pini nel Viale degli Atlantici. Spazio come sempre al comprensorio Sannita Erpino in una panoramica di articoli e servizi giornalistici, tutti nuovi e in edicola. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.